Buongiorno, ben risvegliati e ben ritornati al nostro consueto programma per riflettere, per meditare sulle profondità della parola del Signore. Oggi è mercoledì 3 giugno e il versetto che vi leggerò è contenuto nell'epistola di Giacomo al capitolo 1, il versetto 27. Giacomo scrive queste parole: La religione pura e immacolata dinanzi a Dio e Padre è questa: visitare gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Questo è un versetto bellissimo, stupendo, meraviglioso. Sono veramente felice di poterlo commentare e di condividerlo con voi. È un versetto che veramente racchiude tanto, tanto, più di quello che si può immaginare, più di quello che possiamo leggere in queste parole. Allora, incominciamo subito a vedere la prima frase. Dice: La religione pura e immacolata dinanzi a Dio. Cioè, qual è l'essenza, il nocciolo della questione? E dice questo: visitare gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni. In quell'epoca parlare delle orfani e delle vedove era parlare delle categorie più svantaggiate, le categorie appunto più bisognose. Sono due simboli, due rappresentanti di questa categoria. Ovviamente la si può estendere, è possibile mettere appunto gli anziani, le persone disabili, insomma tutte quelle persone fragili che hanno appunto delle fragilità sociali. Gli orfani non hanno chi li protegga, non hanno genitori, non ha chi si prende cura di loro, ma allo stesso tempo anche le vedove. All'epoca, in quel periodo, essere vedova significava non avere di che sostentarsi. Non c'era la possibilità come oggi di poter avere la pensione di reversibilità, ad esempio. Quindi, se non si avevano parenti, qualcuno che si prendeva cura di loro, era veramente una tragedia. Si correva il rischio di vivere per strade, di elemosina. E Giacomo, fratello di Gesù, e da questi versi veramente vediamo che gli è stato accanto, che ha potuto conoscerlo, perché tutta l'epistola è veramente un'epistola forte, un'epistola di chi parla con grande autorità. E dice: questa è l'essenza, è la religione pura e cruda, è questa qua. Prendersi cura, amare, stare vicino a chi è nel grande bisogno. E poi, come conclusione del versetto, dice: e conservarsi puri dal mondo. Bellissima questa cosa, conservarsi puri dal mondo. Richiama proprio l'idea della santificazione, santo, messo da parte. Perché? Proprio per non contaminarsi nel mondo. È vero, il cristiano è il sale della terra, il cristiano è la luce. E Gesù dice, mette in guardia il cristiano dicendo: se ti nascondi, questa luce non la vedrà nessuno. Se non ti mescoli con gli altri, i cibi non prenderanno sapori. E questo è vero. Però ogni cosa, ogni realtà ha sempre due facce della medaglia. Mescolati pure con gli altri per portare la luce e il sale, però fa attenzione. Non permettere che siano gli altri, poi il mondo con i suoi sistemi sociali sbagliati, in parte sbagliati, all'onore del vero ci sono anche tante altre cose giuste, non è che sia soltanto un accumulo di fattori negativi. Fa in modo però che certe idee, certi pensieri, certe influenze non ti adeschino. Fai in modo che queste idee non entrino dentro di te a tal punto che tu poi assomigli a loro. Ed è bello conservarsi puri dal mondo. Se vuoi essere la luce del mondo e vuoi essere il sale della terra, devi per prima cosa conservare la tua purezza. E
è l'unico modo per conservarsi puri e vivere una profonda relazione con lo Spirito Santo e vivere un profondo legame di comunione con Gesù Cristo, permettere a Lui e allo Spirito Santo il rinnovamento della mente di cui ci parla l'Apostolo Paolo. Ogni giorno la nostra mente ha bisogno di essere rinnovata. Ogni giorno abbiamo bisogno di rinnovare il nostro patto con il Signore, il nostro battesimo, la nostra scelta con il Signore. Ogni giorno ci svegliamo, abbiamo bisogno di rinnovare tante cose in noi, abbiamo bisogno di lavarci. Non basta che ci siamo lavati ieri. Ieri è passato, occorre farlo anche oggi, occorre rinnovare l'alimentazione, quindi occorre mangiare, bere, vestirsi. Ecco, anche con il Signore, con la relazione con Dio, vale la stessa cosa, rinnovarsi, rifare tutto di nuovo e da capo. Con Dio non si può vivere di rendita, assolutamente. Occorre rinnovarsi ogni giorno e in questo rinnovamento il cristiano, ecco, che si conserva puro dal mondo, cioè dalle influenze esterne negative che non c'entrano niente con il messaggio di Dio. Pensieri, filosofie, teorie, anche delle teorie teologiche che non c'entrano niente. Bene, allora il mio augurio è che il Signore ci conservi puri dal mondo, che il Signore entri in noi mediante il suo Santo Spirito e ci faccia vivere questo desiderio ogni giorno di mantenerci puri per affrontare la missione che abbiamo tutti quanti noi cristiani, essere la luce del mondo ed essere il sale della terra. Amen.